sta per terminare la trepidante attesa che, come ogni giugno e settembre, contraddistingue la città di Arezzo. Enrico, anche il giorno della giostra numero 129 è finalmente arrivato. Giusto Riccardo, innanzitutto buonasera a te e a tutti i telespettatori. Edizione numero 129 della giostra del Saracino che torna 284 giorni dopo quella disputata a settembre 2014, una giostra dedicata al 70° dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Ne parleremo diffusamente nel corso di questa telecronaca, che riporta tutto tondo l'attenzione della città sulla manifestazione dopo che molti sono rimasti fino a pochi giorni fa distratti dalle vicende elettorali che hanno portato domenica scorsa sullo scranno di primo cittadino Alessandro Ghinelli, che così cominciamo appunto a indicare subito una delle tante novità che ci riserva questa edizione della giostra. Tra poco consegnerà la Lancia d'Oro nelle mani del rettore del quartiere Vincente. E allora è una giostra quella che stiamo per vedere, contraddistinta da esordi e rivoluzioni soprattutto per alcuni quartieri, ma quali saranno, Enrico, i temi che andranno a caratterizzare questa serata? Allora, innanzitutto proseguiranno i tentativi di mantenere la leadership della piazza da parte di Porta Sant'Andrea, di Porta Santo Spirito, che nelle ultime sei giostre si sono spartite la posta seppur in maniera non equanime, 4 giostre per la Colombina, 2 per i biancoverdi, e poi la rincorsa degli altri due quartieri verso il ritorno alla vittoria che manca per Porta Crucifera dal settembre 2011 e per Porta del Foro addirittura dal 2007. Lo strapotere in piazza dei due quartieri di cui si diceva poc'anzi l'anno scorso è stato particolarmente manifesto, in quanto Sant'Andrea e Santo Spirito, oltre ad aggiudicarsi le due lance, si sono portati a casa sia il premio Tului che le due prove generali, e quindi questo è un segno di una solidità organizzativa che non si riflette solo nei risultati in piazza, risultati che comunque appunto hanno rivelato soprattutto una netta superiorità tecnica da parte proprio dei giostratori giallo-blu e bianco-verdi rispetto agli altri. Probabilmente di questo ne sono consapevoli anche gli altri quartieri, che hanno intrapreso una strada differente, per molti aspetti coraggiosi rispetto agli anni passati, in vista di queste giostre, ma soprattutto per la programmazione del futuro. Una dirigenza in parte rinnovata, se non del tutto, giostratori nuovi e cresciuti nei quartieri, nonché strutture di proprietà dove programmare il futuro. Questo è il passaggio che avevano già intrapreso Porta Santo Spirito e soprattutto Porta Sant'Andrea come primo quartiere. Adesso anche Porta del Foro e Porta Crucifera si stanno incamminando verso questa direzione. Vittorio, allora, diciamo subito che ci siamo autorizzati a vicenda a darci del tu. Tu hai corso, lo ricordavamo in apertura, la giostra del Saracino negli anni 70. Innanzitutto, come è cambiata la giostra nel corso di questi anni? Ma ce lo dirai tra pochissimo, perché vediamo in questi istanti, proprio tra pochissimo, le immagini della benedizione che è stata impartita sul sacrato del Duomo, quindi la tua risposta la rimandiamo di pochi secondi. Vediamo allora la benedizione. Ok. Dello Spirito Santo, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, Signore del tempo e della storia, nell'alto dei cieli, Signore ed angeli, stanno davanti a te per servirti e cantano l'eterna gloria. Nella tua bontà infinita hai creato l'uomo perché fosse nel mondo immagine del tuo volto e della tua gloria. Ora guarda con benevolenza questo tuo popolo in festa che chiede la tua benedizione. Rafforza gli animi, ravviva l'ardore, infondi pace e sapienza, concedi la gioia e protezione certa da un nemico dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. E per intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, di San Donato, nostro Patrono, vi doni la sua benedizione, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Con la benedizione del Signore, l'augurio di una bella giornata, che la serena di questo cielo sia riflesso
del nostro spirito e l'anima di questa società. Questa è una bella festa, piena di colori, di gioia e di serenità. E tutto vada per il meglio. Auguri, buona giornata. E abbiamo allora appena ascoltato le parole di Don Alvaro Bardelli, parroco della cattedrale di Arezzo, nella tradizionale benedizione impartita sul sagrato del Duomo. Torniamo a parlare con Vittorio Zama, che ha vissuto da protagonista, da giostratore, alcune edizioni degli anni 70, e a lui chiediamo come è cambiata la giostra nel corso di questi anni. Sicuramente oggi una maggiore professionalità dei giostratori porta ad un livello tecnico più elevato la manifestazione. Immancabile. La giostra, diciamo che è sempre quella con la quale si correva 40 anni fa. La lissa, il buratto, la lancia, si sono affinati gli allenamenti, le specialità. Si è capito che tipo di cavallo occorre per fare questo tipo di giostra. Basso di baricentro, galoppo rapido e raccorciato, testa allungata in avanti perché non colpisca con la testa la lancia. E in particolare so che alcuni quartieri hanno degli istruttori di equitazione per i ragazzi, per i cavalieri, dei professionisti come Martino, che affinano, oltre alla capacità tecnica di equestre, quella di andare in mira sul buratto e di far prendere un impatto in modo che non sia troppo irruento per il braccio del cavaliere. Quindi sotto questo aspetto la giostra si è evoluta, non è che si è cambiata, si è evoluta nel tempo. Adesso fanno tutti dei punteggi altissimi che una volta non li facevamo indubbiamente. Allora Enrico, abbiamo prima accennato ad alcune delle novità che andranno a caratterizzare questa edizione, la 129esima, ma ce ne sono tante altre anche in riferimento ai cambiamenti avvenuti negli organi dirigenziali dei quartieri, ma anche per quello che vedremo scendere sulla lizza, e mi riferisco ai giostratori. Sì, io a mo' di battuta comincerei subito indicando la novità che ci riguarda, ospitando qui con vero piacere Vittorio Zama, che negli anni 70 ha fatto la storia della giostra correndo praticamente con tutti i quartieri e costituisce un'enclave di Romagna, di Faenza, in un torneo che ormai è di esclusiva pertinenza dei giostratori aretini, e questo è un nostro vanto. Ne abbiamo parlato già nelle precedenti trasmissioni e durante le telecronache delle giostre degli anni passati, che mentre appunto prima venivano i giostratori faentini da noi a farla, concedimi Vittorio la parola da padrone qui in Piazza Grande, adesso sono i giostratori invece aretini che si prestano ai vari tornei cavallereschi sparsi per l'Italia e si danno proprio il loro gran bel da fare e fanno onore anche a tutta la città e al movimento equestre cavalleresco aretino. Detto questo, torniamo però alle novità prettamente giostresche per quanto riguarda la giostra del Saracino di quest'oggi. Abbiamo già parlato appunto del nuovo sindaco, tra poco appunto invece vedremo sfilare in piazza anche quelle che sono le novità derivanti soprattutto dal rinnovo dei consigli direttivi avvenuti nel passato inverno, che hanno portato appunto delle importanti novità all'interno e soprattutto ai vertici dei quartieri. Dunque abbiamo una nuova coppia a Porta Crucifera con il rettore Alessandro Pommella e il nuovo capitano Niccolò Cherici Mascagni. Questa sera, lo abbiamo detto nel corso anche della prova generale, visto che Pommella deve scontare un turno di squalifica, ci sarà il vice rettore, il rettore vicario Simone Catalani, scusate, non mi veniva il cognome in questo momento. E a Porta del Foro invece abbiamo un nuovo rettore, Francesco Fracassi, che si affianca al confermato Dario Tamarindi, e poi a Sant'Andrea il nuovo capitano Marco Fardelli, tra l'altro
figlio d'arte, perché figlio dell'indimenticato Carlo, che ha portato appunto nella rastrelliera di Via delle Gagliarde più di una lancia. E chiaramente le novità dirigenziali hanno poi prodotto dei cambiamenti anche tra i giostratori. A Porta Crucifera c'è stata una scelta molto coraggiosa, un mix di tradizione e rinnovamento, optando per Filippo Fardelli, che costituisce la novità rispetto alla tradizione, al consolidamento appunto della posizione di Alessandro Vannozzi. E Porta del Foro invece, che si affida a una coppia tutta nuova composta da Andrea Carboni e Andrea Vernaccini. Si consolida poi inoltre appunto la novità che avevamo visto lo scorso anno con Francesco Sebastiano Chiericoni, che anche quest'anno indossa le vesti dell'Araldo dopo l'avvicendamento con il padre dello scorso anno. Hai giustamente introdotto le novità per quello che riguarda anche l'ambito dei giostratori. Ci sarà Filippo Fardelli al fianco di Alessandro Vannozzi, dunque Porta Crucifera che ha indubbiamente intrapreso una strada giovane anche a livello dirigenziale, si affida ad un mix di esperienza ed intraprendenza e però ha deciso, ovviamente per questioni che poi magari avremo modo anche di trattare nel corso della nostra telecronaca, questo inverno è stato un inverno particolarmente travagliato per il quartiere, per il popolo rossoverde. C'è stato l'addio di uno dei protagonisti degli ultimi anni della piazza, parliamo di Carlo Farzetti, e allora tornerei da Vittorio, perché Vittorio non è stato solamente un grande protagonista degli anni 70 con Lancia in Resta sulla lizza di Piazza Grande, ma è stato anche particolarmente vicino al quartiere di Porta Santo Spirito quando negli anni 90, se non vado errato era il 1995, venne inaugurato il primo campo di addestramento. Lei ha avuto il piacere, ma anche l'onere di allenare un primo Carlo Farzetti. Ecco, si intuiva già che poteva diventare, aveva le potenzialità per diventare il Carlo Farzetti che abbiamo poi conosciuto noi recentemente? No, direi proprio di no. Anzi, quando lo vidi montare a cavallo gli dissi se era un fantino senese, perché montava rovesciato indietro con le gambe in avanti, i piedi affiancati alle spalle, quindi gli cambiai totalmente assetto come si doveva fare poi, e di lì con un gruppo di ragazzi, con i quali c'era Marco Chierici, Buti, non mi ricordo il nome, Strillossi e Bracciali Giovanni, tutti i ragazzi in gamba che o prima o dopo hanno avuto possibilità di correre, e in particolare è emerso Farzetti perché oltre alla voglia sua di emergere aveva un buon fisico e una buona capacità atletica, ha saputo scegliersi i cavalli, per cui è diventato quel campione che è stato, che è ancora, diciamo. E noi ovviamente come amanti della manifestazione ci aspettiamo di rivederlo in piazza, già circolano voci su quello che potrebbe essere il futuro di Carlo Farzetti. Enrico, quali sono le probabilità maggiori? Ma questo lo vedremo nei prossimi mesi, si parla di un interessamento di particolare di un quartiere che per ora ha scelto un'altra strada dando fiducia a due giovani e chiaramente ha smentito il tutto, vedremo poi effettivamente nelle prossime settimane, soprattutto in vista della giostra di settembre. Quello che mi premeva indicare come statistica, tra l'altro, è che Carlo Farzetti questa volta, per questa edizione, è la prima giostra che non giostra dal 1998, e per ironia della sorte il 20 giugno abbiamo corso, sia corsa giostra, soltanto due volte, nel 1999 e nel 2009. In entrambe le occasioni ha vinto Carlo Farzetti, nel 99 con la casacca di Porta Santo Spirito, nel 2009 invece con i colori di Porta Crucifera. E appunto per uno scherzo del destino, questa ancora una volta è un 20 giugno, però non c'è Carlo Farzetti.
e ovviamente poi avremo modo di approfondire anche le altre assenze importanti che la piazza purtroppo piange questa sera. Ovviamente ci riferiamo anche a Sandro Sganappa, al quale nuovamente va il nostro augurio e speriamo di rivederlo in piazza nelle vesti che gli spettano con i colori giallo cremisi al più presto. È così, Enrico? Sì, tra l'altro c'è un bello striscione dalla parte dei quartieristi che seguiranno la giostra in piedi, che appunto recita testualmente: Sandro, la chimera ti aspetta. Io non sono particolarmente propenso a striscioni, coriandoli e fumogeni, perché appunto non fanno riferimento appunto al clima giostresco, cavalleresco e medievale che si vuole ricreare in queste occasioni. Però bisogna dire che in questo caso la tifoseria, i quartieristi di Porta del Foro sono stati veramente carini a ricordare Sandro Sganappa. L'unica cosa che hanno sbagliato non è soltanto la chimera che aspetta Sandro, è tutta Arezzo, tutta la giostra che lo vuole rivedere presto in Piazza Grande. E tra poco torneremo a parlare della giostra che ci apprestiamo a vivere. Mi rivolgo nuovamente a Vittorio, perché con la sua presenza quest'oggi noi possiamo avvalerci di una voce non aretina, e dunque vorrei sapere da Vittorio che effetto fa vedere l'immagine di una piazza come quella di Arezzo, piazza Giorgio Vasari, che si riempie di colori e che soprattutto dà vita ad un'atmosfera particolarmente sentita, carica di tensione ma anche di gioia. Ecco, la giostra, Vittorio, rappresenta un po' un unicum a livello italiano per quello che riguarda le rappresentazioni, i tornei equestri cavallereschi? Io direi proprio che Arezzo è unico nel suo genere, e sotto l'aspetto puramente visivo la piazza è un colpo d'occhio indescrivibile. E anche la giostra in sé per sé, forse fatta in un altro campo non sarebbe niente, ma messa qui con gli squilli degli araldi, con il suono dei tamburi, con tutte le cose che ci sono attorno, la giostra è una delle migliori in assoluto d'Italia, fa acchiapponare la pelle. Io ancora adesso, dopo tanti anni, quando sento l'inno del Selasino mi viene la pelle d'occhio, mi emoziono ancora come fossi allora quando correvo. E allora, se ce lo conferma Vittorio Zama, noi possiamo sicuramente essere stati imparziali, ma possiamo credergli veramente. Enrico, tutti hanno un 25% di probabilità di vittoria, però ne parlavamo anche nella nostra fase di diretta da Piazza San Domenico, nella nostra prima parte della trasmissione con Paolo Nocentini. Beh, ci sono due quartieri che indubbiamente partono da favoriti, visti anche i risultati maturati nelle ultime edizioni e visto il tasso di preparazione tecnica che hanno anche mostrato durante le prove questa settimana. Ma sì, vedo anch'io qualche possibilità di vittoria in più per le coppie consolidate, ovvero quella giallo-blu e quella bianco-verde, mentre dovranno pagare lo scotto del rodaggio le altre due coppie. Comunque il Saracino è imprevedibile, da dove manca l'esperienza certe volte arriva anche la fortuna. E poi francamente anche nel 2012 ero tra quelli che non pronosticava certo un successo immediato per la coppia dei ragazzi terribili di Santo Spirito, e poi invece sappiamo tutti come è andata a finire, addirittura c'entrarono il cappotto al loro esordio. Staremo a vedere, perché questa sera sicuramente gli esordi non mancano. Ricordiamo ai nostri amici da casa l'ordine di tiro, ovvero il verdetto che è stato sancito dalla cerimonia di estrazione delle carriere. Ripartiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati lo scorso 7 settembre, con una piazza gremita di quartieristi e figuranti giallo-blu che applaudivano i loro beniamini, li ricordavi poco fa, Gian Maria Scortecci ed Elia Cicerchia, alzare la lancia d'oro al cielo. Beh, ripartiamo proprio da loro, perché saranno i primi che affronteranno Re Buratto questa sera. A seguire, quasi un po' come un confronto diretto voluto subito dalla sorte, i grandi rivali di Porta Sant'Andrea, poi
terzo correrà Porta del Foro ed infine a chiudere i giochi sarà Porta Crucifera. Enrico, l'ordine di tiro è importante ancora oggi oppure, visti i cambiamenti ai quali è andata incontro la giostra, sicuramente influiscono in maniera inferiore? Ma forse è una domanda che faresti meglio a rivolgere a Vittorio, anche grazie alla sua esperienza maturata in tanti anni di giostre qui ad Arezzo. Certo, tirare per primi o per quarti a priori ti dà un vantaggio, perché magari se tiri per primo non hai la pressione di dover per forza pareggiare il tiro ben centrato da un altro quartiere che ti ha preceduto. Tirare per quarti ti dà l'opportunità di tirare per ultimo sapendo dove devi o puoi indirizzare la lancia all'interno del tabellone, però poi i fatti e le statistiche degli ultimi anni sovvertono completamente queste considerazioni, perché basta pensare per esempio che Porta Crucifera nelle ultime 7 giostre, considerando anche questa, ha tirato per quarta in ben 5 edizioni senza mai vincere, e invece nel 2012, mi sembra a settembre, Porta Santo Spirito ha tirato per primo, come succederà in questa edizione, e ha vinto, per cui aspettiamo qualche ora, se non qualche decina di minuti, poi vedremo la sorte appunto a chi assegnerà, ma soprattutto la bravura dei giostratori, a chi farà andare in dote la lancia d'oro. E allora seguo subito il tuo consiglio e giro la domanda a Vittorio Zama. L'ordine di tiro oggi per quanto riguarda la giostra che valenza ha? Si studiano ancora strategie da parte dei quartieri oppure, come dicevamo, l'innalzamento del livello tecnico sicuramente porta una minore influenza per quanto riguarda l'ordine che viene estratto durante la cerimonia di estrazione delle carriere? Sì, certo, adesso c'è più livellamento, almeno fra due rioni, come avete già detto prima, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito, sono apparentemente di un livello superiore agli altri. Gli altri fra l'altro sono tutti debuttanti, quindi, ma non è mai detto, la giostra del Seresino è imprevedibile. Un cavallo fa un piccolo scarto dal 4 o dal 5 si va sul 2, oppure si fa 4 e si rompe la lancia e si fa 8. Quindi la lancia è imprevedibile, la corsa del Seresino. Come tattica, io faccio un esempio, ricordo che il famoso Franco Ricci, lui a volte preferiva partire per primo perché cercava subito di fare un 5, in modo che diceva faccio saltare la giostra perché costringo tutti a seguirmi e magari andare sul 2 o sul 3, ecco. Quindi sotto questo aspetto è valido il ragionamento. Sotto un altro, uno dice mi tengo il fantino migliore per seconda, come seconda battuta, perché se c'è da tentare il 5 lo tento con questo. Quindi la tattica a volte si vede sul campo lì per lì, è fatica dirlo prima, fare una tattica a priori della corsa. Beh, vedendo chi aprirà questa giostra, diciamo che entrambe le strategie potrebbero essere prese in considerazione, perché ci sono le caratteristiche tra i due giostratori, mi riferisco ad Elia Cicerchi e Gian Maria Scortecci, per applicare entrambe le strategie. Si può tentare subito di costringere gli altri ad inseguire oppure partire in maniera, diciamo così, un po' più ribassata. No, quello sicuramente. La coppia giallo-blu, chiunque tirerà, io azzardo a dire, ma è semplicemente una mia considerazione che poi vedremo se sarà confermato o meno, secondo me aprirà la disfida Gian Maria Scortecci, però ripeto è una mia considerazione. E detto questo, appunto tireranno i giostratori sul 5 certamente, per creare appunto della pressione nei confronti di tutti gli altri, degli altri quartieri. Vedremo appunto come si svilupperà poi la giostra.
importante, lo ricordiamo, perché l'oggetto del desiderio di ogni giostra è la lancia d'oro ed è importantissima la dedica che è stata scelta per questa 129esima edizione, giorno della memoria e liberazione di Auschwitz. Tra l'altro mi preme ricordare che il comune di Arezzo è particolarmente vicino alla cittadina polacca, oggigiorno Oswiecim, perché le due città sono unite da un gemellaggio che il comune di Arezzo ha istituito nel 2009 con Oswiecim, e quest'oggi in tribuna è presente una delegazione della comunità polacca. Il presidente del consiglio comunale, alcuni consiglieri sono qua in tribuna ad assistere alla giostra del Saracino, e questo, Enrico, è un messaggio veramente bello da promuovere, perché attraverso la tradizione, il folklore, si riesce anche a instaurare un legame che può durare nel tempo, ma soprattutto aiutarci a non dimenticare quella pagina triste della storia. È sicuramente particolare questo gemellaggio per una città che nel suo territorio comprende quello che è stato uno dei più grossi abomini, se non il più grande peccato del genere umano. La delegazione che è qui presente appunto conferma e consolida questo gemellaggio, che probabilmente appunto continuerà nel corso degli anni, quindi a buon diritto, a maggior ragione, ben venga appunto questa dedica per i 70 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Nelle precedenti settimane abbiamo avuto anche l'opportunità di intervistare l'autrice del bozzetto, risultata vincitrice del relativo concorso di idee, la signora Marcellina Ponzo, originaria di Alassio in provincia di Savona, che non era nuova a questo tipo di concorso, ma soprattutto non era la prima volta che vinceva il concorso. Infatti era già risultata vincitrice nel 2004, quando la lancia d'oro era dedicata a Francesco Petrarca. Beh, se i nostri amici da casa credono alla scaramanzia, è giusto anche ricordare, Enrico, che fine ha fatto quella lancia, in quale rastrelliera si trova? Si trova in quella di Santo Spirito, perché se la aggiudicò nel settembre del 2004 proprio la Colombina. E allora vorrei solamente puntualizzare sul bozzetto realizzato dalla signora Ponzo, che raffigura due figure che si abbracciano, e non era semplice il compito che era stato affidato alla autrice del bozzetto, perché doveva rappresentare una scena all'interno della quale andavano a confluire sentimenti contrastanti, perché da una parte si fa ovviamente riferimento a quello che è l'ambito trofeo di una manifestazione comunque gioiosa, di festa, che porta a vivere una serata particolarmente emozionante un'intera città. Dall'altro però si ricordava, come giustamente sottolineava Enrico, un evento storico particolarmente delicato che ha contraddistinto sicuramente un periodo non facile. Giusto non dimenticare, giusto che le dediche della Lancia d'Oro siano anche rivolte a questi avvenimenti. Ricordo che lo scorso giugno la Lancia d'Oro era dedicata ai 70 anni dalla liberazione di Arezzo dall'occupazione militare tedesca, dunque si è anche creato una sorta di filo conduttore tra le due dediche. Ecco, per quanto riguarda poi altre tematiche che vogliamo affrontare questa sera, vogliamo chiedere ad Enrico, per quanto riguarda la figura di Franco Ricci, vorrei sapere, prima di arrivare da Enrico, da Vittorio, ecco, lei ha avuto il piacere e l'onore di avere rapporti strettissimi con questa figura che ha comunque segnato pagine importanti della rievocazione storica aretina. Sì, indubbiamente. Franco ha lasciato la sua impronta in varie città d'Italia, anche Ascoli, Foligno, come adesso, hanno la sua impronta, il suo stile di monta, la sua caparbietà, la sua rabbia per andare incontro al buratto o al bersaglio che sia, insomma, comunque. E Franco indubbiamente ha segnato una pagina di storia, quindi prima nel quartiere di Porta Sant'Andrea e poi mi pare Santo Spirito.
era un gran cavaliere, un gran uomo soprattutto, prima ancora di essere cavaliere era un uomo con tutte le sue debolezze, i suoi difetti, ma quando era cavallo lui si trasformava e il cavallo si trasformava con lui. E allora, importante dunque ricordare anche chi ha segnato la storia della giostra del Saracino, Enrico? Sì, tra l'altro a Franco Ricci sono intitolate le scuderie di Porta Sant'Andrea perché, come giustamente Vittorio faceva notare, è stato un giostratore che ha fatto la storia e le fortune di Porta Sant'Andrea. Però mi preme ricordare anche Tripolino, ovvero Tripoli Torrini, perché questa è la prima giostra senza Tripolino, che è venuta a mancare a fine settembre del 2014, per cui questa è la prima giostra senza di lui, che ha vissuto 102 anni e che ci ha lasciato appunto nel settembre del 2014. Ricordo che le prove generali sono intitolate a dei nomi che sono stati molto vicini alla giostra, hanno voluto bene alla giostra, hanno fatto le fortune della giostra. Io la butto là, magari una delle prossime prove generali da intitolarsi proprio a Tripolino, che ricordiamo che è anche quello che ha vinto più lance nella storia tra i giostratori, quello che ha vinto più lance appunto nella storia della giostra, con ben 15 allori nel suo palmarès. E noi ovviamente speriamo che l'appello di Enrico possa essere ascoltato ed accolto da chi di dovere, perché ci sembra giusto che una lancia venga dedicata ad una figura così importante per la manifestazione. Torno da Vittorio, avevamo prima fatto riferimento alla sua presenza come allenatore nel quartiere di Porta Santo Spirito negli anni 90. Ecco, lei fu contattato, se sbaglio Vittorio, da Edo Gori, e proprio quest'anno ricorre il decennale dalla scomparsa del compianto rettore di Porta Santo Spirito. Un ricordo di questa figura che ha dato tanto alla giostra. Quando fui contattato da Santo Spirito non c'era soltanto Edo Gori, lui era una delle figure preeminenti indubbiamente, ma il rettore ricordo che era Pretesi con il capitano Barberini e poi Edo Gori. Ci incontrammo a metà strada a Sarsina per poter buttare giù un programma, e quando fui contattato appunto mi dissero che avevano allestito un campo prova e che se avessi avuto voglia di fare il preparatore. Io mi sentii onorato non solo dalle persone che me lo chiedevano, ma di partecipare ad un quartiere di Arezzo come preparatore di ragazzi, e come ho già detto prima di lì uscì fuori un bel gruppo di cavalieri. Ma mi ricordo che Edo Gori indubbiamente era un deus ex machina, si dice così, era un trascinatore, e forse fu il primo a cercare di mandare avanti questo programma, e col tempo ho visto che adesso hanno delle scuderie meravigliose, cavalli di proprietà del quartiere, hanno dei preparatori, hanno i ragazzi che si allenano tutto l'anno, quindi come dicevo la giostra si è evoluta anche per questo, perché c'è più preparazione, più professionalità e più programmazione, almeno per certi quartieri. E allora abbiamo ascoltato nell'ordine il quinto colpo di mortaio, che indica che ormai sta veramente per terminare l'attesa, perché stanno facendo in questo momento il loro ingresso in piazza i figuranti della rievocazione storica aretina. L'annuncio da parte del coordinatore di regia Andrea Biagiotti, sta calcando la lizza proprio in questo istante l'araldo Francesco Sebastiano Chiericoni, che nella prima parte della nostra diretta abbiamo avuto il piacere di avere ai nostri microfoni con l'intervista curata dal nostro Michele Francalanci. Un'emozione anche per lui, nonostante siano tanti gli anni che lo hanno visto protagonista nella prova generale, e soprattutto capiamo il peso che grava sulle sue spalle, visto che deve raccogliere il testimone del padre, anch'egli una figura storica della giostra del Saracino. In questo momento stanno facendo il loro ingresso le dame e i paggi. Ricordo soltanto un dato ai nostri telespettatori che è anche indice di quanto la giostra sia complessa: sono 387 i figuranti con ben
31 cavalli, dunque anche un impegno da parte dei quartieri nel portare in scena questa complessa macchina organizzativa che sicuramente una volta che giunge qua in Piazza Grande rende un colpo d'occhio magnifico. Intanto vediamo anche la magistratura della giostra fare ingresso in Piazza Giorgio Vasari. Qui le tribune, possiamo intanto raccontarvelo noi che ci troviamo come postazione di commento in cima alla tribuna A, si stanno riempiendo, quindi la piazza mi sembra veramente pronta ad assistere a questa ennesima sfida al re delle Indie. Intanto, se è possibile, Enrico, io ricorderei brevemente ai nostri amici che non sono di Arezzo, perché in virtù del consorzio Toscana Link stiamo trasmettendo in diretta la giostra del Saracino anche in altre province, Firenze, Pistoia e Prato, e vorrei dare brevemente una spiegazione di quello che andremo a vedere. La sfida al re delle Indie rievoca la secolare lotta sostenuta dalla cristianità occidentale per frenare l'avanzata orientale, è l'esercizio d'armi contro un simulacro, il Saracino, che sulla lizza è rappresentato da un automa. I giostratori, che sono due per ciascun quartiere, affrontano il buratto con la lancia da giostra cercando di colpirlo nel tabellone, che è suddiviso in punteggi che variano da 1 a 5. Se in Piazza Grande, al termine delle 8 carriere ordinarie, nessuno dei partecipanti ha prevalso sull'altro, si ricorre alle carriere di spareggio tra i quartieri che hanno realizzato parità di punti. Vince la Lancia d'Oro il quartiere di cui i giostratori hanno concretizzato il maggior punteggio. Ovviamente, se questo è risultato scontato e noioso per i nostri telespettatori di Arezzo, probabilmente potrà essere stato di aiuto per chi ci segue da fuori. L'ingresso in piazza dei rettori dei quattro quartieri, il primo ovviamente come sancito dall'ordine di estrazione delle carriere è stato Ezio Gori, seguito da Maurizio Carboni, l'annuncio poi di Francesco Fracassi ed infine abbiamo, come annunciato in precedenza, al posto di Alessandro Pommella veste i panni di rettore Simone Catalani. Tra l'altro Ezio Gori è fratello del compianto Edo Gori, a cui a sua volta sono intitolate le scuderie di Porta Santo Spirito. E mentre continuano a fare il loro ingresso i figuranti, beh, tra poco assisteremo, Enrico, ad un'altra delle peculiarità di questa manifestazione, ovvero l'esibizione del gruppo Sbandieratori di Arezzo. Come ricordavo anche nella nostra diretta da Piazza San Domenico, abbiamo avvicinato nei giorni passati il presidente di questo sodalizio, Ugo Coppini, che come da tradizione non ci ha voluto dire più di tanto, svelare più di tanto sul saggio che ci presenteranno in questa edizione, però possiamo già dire ai nostri telespettatori che sono stati aumentati gli acrobati coinvolti all'interno del saggio e dunque vedremo, ma ovviamente non ci sono dubbi, se il direttore tecnico Stefano Giorgini riuscirà a stupirci ancora una volta, e fanno il loro ingresso proprio in questo momento. Rappresentano ormai da tantissimi anni, ricordiamo l'anno di fondazione 1960, un ottimo biglietto da visita per quanto riguarda la nostra città, e posso chiederne conferma a Vittorio, che ha visto anche l'evoluzione del gruppo Sbandieratori, ma sin da quando correvi tu era già un'eccellenza. Certo, in particolare i giostratori di Arezzo si distinguevano per il loro modo di sbandierare, era un modo più guerresco di usare la bandiera, e la usavano come fosse un'arma a volte o come fosse una cosa da mancire invece in altre. E ricordo che avevano creato un bel gruppo di ragazzi acrobati, ginnasti, che indubbiamente si allenavano tutto l'anno anche loro per fare gli esercizi che facevano. E allora noi a breve ci appresteremo
a seguire l'esibizione attesissima del gruppo Sbandieratori di Arezzo, che è atteso a sua volta nella estate che sta per cominciare in giro per l'Europa, perché rappresentano appunto Arezzo, ma non soltanto, perché sono chiamati a rappresentare l'Italia in manifestazioni importanti al di fuori dei confini nazionali. A luglio, un luglio particolarmente intenso, saranno in Germania per partecipare ad una caratteristica rievocazione storica medievale, e poi saranno a Tortuosa in Spagna per poi arrivare ad agosto, nelle settimane centrali del mese, in cui saranno ospiti a Medina del Campo. Ma vediamo l'ingresso degli Alfieri sulla Lizza. Intanto ricordiamo ai nostri telespettatori che, come di consueto, scegliamo sempre di lasciare momentaneamente da parte il commento per permettervi di gustare al meglio l'esibizione del gruppo Sbandieratori di Arezzo. Interverremo dunque solo in poche occasioni.
applauso da parte della piazza, un tributo dovuto e giusto, meritatissimo da parte degli alfieri di Arezzo, che hanno ancora una volta dimostrato cosa significa l'arte di maneggiare l'insegna. Uno spettacolo davvero splendido, come del resto ci regalano ogni edizione della giostra del Saracino. A breve faranno il loro ingresso in Piazza Grande anche l'altra grande compagine, il gruppo musici di Arezzo, della giostra del Saracino di Arezzo. La giostra ovviamente è anche aggregazione, ma è anche una manifestazione che volge lo sguardo al sociale, perché questa sera in tribuna sono presenti 10 atleti speciali, alcuni tecnici di All Stars che sono qui presenti alla giostra del Saracino grazie a Banca Etruria, che ha donato ad alcune associazioni aretine i biglietti di ingresso. Ecco, all'interno di questa compagine sono presenti gli atleti Silvano Cimoni e Gianni Sacchè, che parteciperanno insieme al partner Emanuele Verdelli ai giochi mondiali Special Olympics di Los Angeles, che si terranno nel mese di luglio. Un'occasione importante per questi atleti, ma anche per la città di Arezzo, un'occasione di integrazione attraverso lo sport. E va detto anche che sono stati ricevuti, accompagnati da Paolo Lucattini, che è coordinatore regionale Special Olympics e anche responsabile di All Stars Arezzo, alla udienza di Papa Francesco, che li ha accolti. E vi cito solo alcune toccanti parole: non dimenticare mai la bellezza della vita, la bellezza dello sport, quella bellezza che Dio ci ha dato. Lo sport è una strada molto adatta per questa scoperta, per aprirsi, per uscire dalle proprie chiusure e mettersi in gioco. Dunque, importante anche questo messaggio, la giostra è sempre più motivo e momento di aggregazione e offre anche queste importanti possibilità. In questo momento ha fatto il proprio ingresso sulla lizza la colonna sonora della giostra del Saracino. Ai nostri microfoni il presidente, appena arrivato per quanto riguarda questa carica, poi ovviamente sono 20 anni che fa parte di questo gruppo, Mario Nocentini, succeduto a Francesco Serrandrei, e tra poco ascolteremo le note delle chiarine e dei tamburi del gruppo musici. Enrico, anche in questo caso c'è un'assenza importante. Sì, è una nota di colore, perché poi la giostra del Saracino e le sue varie componenti fanno riferimento anche a delle figure che rappresentano i biglietti da visita proprio di questi gruppi, non soltanto di questi gruppi ma di tutta la giostra del Saracino in città, in Italia e nel mondo. Dal 1995 Adriano Nano Checcacci, capo tamburo e camerlengo del gruppo musici, ovvero colui che tiene durante tutto l'anno i conti in regola appunto del gruppo musici, in questo caso non aveva mai mancato una giostra. Oggi, per altri impegni precedentemente assunti, così si dice anche in termini formali, non ci sarà. È in Grecia, noi lo salutiamo perché sappiamo che ci sta guardando, per cui appunto lo aspettiamo nei prossimi giorni per commentare l'esito della giostra stessa, perché come ogni altro aretino, seppur appunto uno vesta i panni appunto del gruppo musici o vesta la corazza appunto del gruppo dei fanti del comune, appunto sotto queste vesti c'è sempre comunque l'animo del quartierista, per cui aspettiamo Nano Checcacci per commentare queste fasi. Adriano Checcacci, che ci sta seguendo da casa, vi starete chiedendo: ma se è in Grecia come fa? Beh, può farlo, e come lui tutti coloro che vogliono scegliere anche questa alternativa, in streaming all'indirizzo www.tsdtv.it/live. Ricordo anche che la 129esima edizione della giostra del Saracino è possibile seguirla anche attraverso i nostri social network, la pagina Facebook di TSD e il nostro profilo Twitter. Vittorio, abbiamo parlato di eccellenze, beh, all'interno di questa definizione rientrano anche i musici della giostra del Saracino di Arezzo. Scusa, non ho capito bene la domanda.
Il gruppo Musici, abbiamo parlato del gruppo Sbandieratori, beh, anche loro costituiscono un'eccellenza della nostra città. Anzi, è uno dei gruppi migliori, direi, perché poi, oltre alla classica tambureggiata, le chiarine quando intonano l'inno del Saracino è una cosa spettacolare. Ho saputo proprio stamattina che non so quanto tempo fa hanno avuto modo di suonare anche l'inno nazionale italiano e mi hanno detto tutti che avevano fatto tamponare la pelle a chi ascoltava. Sono in gambissima. E allora fanno in questo momento l'ingresso in piazza i quartieri. Andiamo allora subito dal nostro Enrico per tutti i dettagli. Allora, entra in piazza in questo momento, state vedendo inquadrato il paggetto, meglio la paggetto del quartiere di Porta Santo Spirito con l'emblema d'azzurro al ponte di Terarchi al naturale caricato al di sopra di quello centrale più alto da una lettera M cimata da una croce di nero e cimato da una cinta muraria con tre torri al naturale sormontato dalla colomba dello Spirito Santo raggiante d'oro. Il motto con antico ardore, i colori giallo-azzurro, le casate di città sono gli Albergotti, Jazzi, Camaiani e Guasconi, le casate del Contado, i Pazzi del Valdarno, i Tolomei del Calcione, il protettore è San Jacopo. Ricordiamo 31 le lance vinte da Porta Santo Spirito, l'ultima proprio nel settembre scorso. È il quartiere che secondo le statistiche e anche i risultati è il quartiere che è più in forma perché ha vinto ben 5 delle ultime 8 giostre disputate. E allora abbiamo visto anche come i quartieristi di Porta Santo Spirito hanno accolto i figuranti del loro quartiere. Ricordo che a tutela di una maggiore sicurezza proprio in piazza sono state emesse delle ordinanze specifiche che vietano l'ingresso di fumogeni, trombe e aste in piazza Vasari. Addirittura le bandiere non devono superare il metro di lunghezza e questo ovviamente è stato fatto per evitare che la giostra del Saracino possa avere qualcosa in comune con il tifo da stadio, quello che però sicuramente non rappresenta un aspetto genuino del nostro sport. Adesso è la volta del quartiere di Porta Sant'Andrea. Porta Sant'Andrea 34 le lance vinte, l'ultima esattamente un anno fa, l'emblema di verde alla croce di Sant'Andrea d'argento, il motto Divus Andreas Superior Discedit. I colori sono il bianco-verde, le cassate di città, i conti di Bivignano, i guillichini, i lombardi da Mammi e i testi. Le cassate del contado sono i barbolani, i conti di Montauto, i marchesi del Monte Santa Maria, il protettore Sant'Andrea Guasconi. E allora, mentre sono sull'anti del quartiere di Porta Sant'Andrea, chiedo a Vittorio, che ha ricoperto il ruolo di allenatore, ecco l'importanza del cosiddetto uomo a terra. Si parla spesso del binomio Fantino-Cavallo, giostratore-Cavallo, ma ecco l'importanza anche di avere un ottimo allenatore, quanto può influire sulla preparazione e poi sugli esiti della piazza? Cioè, a parte la preparazione diciamo preventiva alla giostra, preliminare alla giostra, che indubbiamente occorre un tecnico di capacità più che provate, la persona che accompagna al posto il cavaliere, in questo caso non ho detto che debba essere tecnico, può anche essere un altro, occorre comunque che abbia un certo carisma, che apre un certo ascendente sul cavaliere. Il cavaliere in quel momento si mette nelle sue mani, in quel momento nelle mani dell'uomo a terra, quindi direi che è importantissimo anche questo, non sotto l'aspetto puramente tecnico ma quello psicologico. Ha un ascendente particolare la persona che è a terra. Se è una persona valida, il cavaliere rende il doppio di quel che rende normalmente, diversamente rende meno. I colori giallo-cremisi protagonisti in questo istante sulla lizza, Enrico. Allora, il Porta del Foro non vince dal settembre 2007, a 26 lance nella propria rastrelliera, l'emblema di Cremisi alla chimera di Arezzo rivoltata,
il motto Tria Capita Una Mens, i colori giallo cremisi, le casate di città, i grinti di Catenaia, i sassoli, i tarlati di Pietramala e i ubertini. Le cassate del contado invece i cattani della Chiassa e i conti guidi di Romena. I protettori sono i santi Lorentino e Pergentino. Abbiamo parlato di giostratori, abbiamo parlato dell'importanza di avere anche un buon preparatore, ma vorrei sottolineare che la giostra del Saracino è, se vogliamo, all'avanguardia anche per ciò che riguarda la tutela e il benessere del cavallo. Prima di restituire la linea ad Enrico per l'ingresso dell'ultimo quartiere, quello di Porta Crucifera, vorrei domandare a Vittorio quanto è importante preservare l'equilibrio fisico e mentale del cavallo per prepararlo alla giostra. È fondamentale avere la persona che ti allena e che ti addestra, deve essere un conoscitore anche di cavalli, quindi deve saperlo preparare anche il cavallo sotto l'aspetto atletico, sotto l'aspetto fisico, e avere alla sua destra un buon veterinario per poter preparare nella maniera ottimale il cavallo. Questa non è una corsa difficoltosa per un cavallo, è un tratto diritto di 70 metri, quindi non è che il cavallo sforzi molto. Comunque è bene anche qui che il cavallo sia preparato in una certa maniera. Questo però, io vorrei sottolineare questo, come lo è per il cavaliere. Per il cavallo, a maggior ragione, è moltiplicato per 10 il fatto che si sia preparato sotto l'aspetto psicofisico il cavallo, allenato a sentire i tamburi, a sentire le chiarine, a sentire a sentire anche tirarsi addosso della terra, come a volte è capitato da certi manifestanti, da certi figuranti che sono in piazza. Quindi è importante prepararsi il cavallo sotto questo aspetto. E quindi è naturale che va da sé che il cavallo deve essere sano, non deve avere zoppie, non deve avere anomalie. Io però non sono d'accordo del tutto su quanto si dice, almeno quel che si deve fare per la piazza. Ho sentito dire che vogliono allargare la pista di 3 metri a destra e 3 metri a sinistra, non so che. Io sono dell'avviso che se allargano la pista a sinistra di 3 metri, il cavallo trova maggior spazio per eventualmente si vuole scartare sotto il burato, cosa che adesso non lo fa, perché i cavalli sono più intelligenti di quanto noi pensiamo. Il cavallo vede che c'è un salto. È mai successo in questi 40 anni da quando sono io qui che un cavallo è saltato giù in piazza dalla pista, dalla lista? Mai. Quindi anche soltanto facendo un computo di statistico, ogni anno si fanno 2 giostre, si fanno gli allenamenti per una settimana, corrono 8 cavalieri più le riserve tutti i giorni, per moltiplicato per 6 per giorni, per 2 giostre, 6-12, per gli 8 cavalieri, ma diventano centinaia e centinaia e centinaia di carriere. Non è mai successo, quindi cosa si va a cercare? Si va a snaturare la giostra, la vostra giostra è bella così com'è, come la fate adesso, in questa piazza meravigliosa. Non importa andare a toccare e a far niente. E allora, ricordiamo anche per correttezza di cronaca che la lizza rispetto alle precedenti edizioni è già stata in parte allargata, e anche se hanno già corso sulla lizza i figuranti, scusate, se hanno già sfilato di Porta Crucifera, chiederei comunque, per completare il quadro, ad Enrico di fornirci i dettagli. Allora, 36 le lance vinte, non vince dal settembre 2011, mentre stiamo vedendo appunto Elia Cicerchia in sella Baby Doll, poi vedremo anche tra poco Gian Maria Scortecci in sella Palmasol. Allora, ricordiamo appunto che Porta Crucifera ha il motto Excelsior Crux Maior Gloria, i colori rosso-verde, le cassate di città, i Bacci, Bostoli, Brandaglia e Pescioni, le cassate del contado sono i Conti di Montedoglio, i Nobili da Fagiola, il protettore San Martino. Ed ecco appunto inquadrato invece Gian Maria Scortecci in sella Palmasol. C'era una precisazione che Vittorio voleva fare sulla carriera d'ingresso di Elia Cicerchia. No, non tanto sulla carriera, quanto sulla terra che ha già predisposto
più larga sul lato sinistro della lista, sul lato sinistro nel senso per cui si corre. Adesso il cavallo potrebbe essere più invogliato ad andare giù, perché vede il terreno, prima c'era il salto e il cavallo non avrebbe mai saltato. Adesso se avesse voglia di scartare a sinistra sotto il bersaglio, ha lo spazio per farlo. Abbiamo appena visto Stefano Cherici, è la volta di Enrico Vedovini, una coppia rodata, la loro, con tante vittorie portate nella sede di Via delle Gagliarde. Abbiamo anche dati più precisi, sono 22 le edizioni disputate da Stefano Cherici, ne ha vinte 8, 22 quelle di Enrico Vedovini che ne ha vinte 9. 29, ti correggo, sì, Enrico Vedovini. Sì. E appunto sia Vedovini che Cherici hanno anche ormai dei destrieri che sono di particolare fiducia nei loro confronti, in quanto appunto sono diverse giostre che utilizzano questi destrieri, per cui appunto Enrico Vedovini corre su Peter Pan, 13 corse e 4 vinte, mentre Stefano Cherici 3 giostre corse con Pepito, una vittoria. Ed è la volta di Andrea Bernaccini, 30 anni per lui, ha corso 7 prove generali con il quartiere di Porta Crucifera e lo abbiamo visto in sella a Kim, un sella italiano Baio che però viene chiamata Brighella. Si appresta invece a fare il proprio ingresso Andrea Carboni, per lui 29 anni, proviene dal mondo dell'equitazione classica, l'anno scorso ha esordito in prova generale, correrà su Liechtenstein, puro sangue inglese, Baio di 10 anni. Detto Link. Si fa attendere il giostratore di Porta Crucifera. È Alessandro Vannozzi. Vannozzi, un cognome, Vittorio, che ti ricorda appunto molte giostre passate, perché credo che il padre Eugenio almeno sia stato un tuo competitor, no? Un giostratore che ti ha dato del filo da torcere più volte. È stato un fantino che anche lui ha lasciato la sua impronta qui da Rezzo. Io credo che sia un monumento, il babbo di Alessandro, Eugenio si chiama, mi pare, sì, sì, Eugenio. Eugenio. Ed era un grosso giostratore, aveva il 5 anche lui sulla punta come lo ha suo figlio Sandro. Qualche problema per Alessandro Vannozzi accompagnato da Giovanni Cantaloni, ma in questi casi, come lo sarà anche successivamente, è utile attendere che il cavallo rientri in anche uno stato sicuramente di maggiore tranquillità. Tra l'altro il cavallo Merlino è esordiente, per cui probabilmente c'è qualche problemino in questo senso. E persistono le difficoltà, ma ovviamente farà valere la sua esperienza Alessandro Vannozzi. Allora, mentre aspettiamo proprio Alessandro Vannozzi, ricordiamo anche, Vittorio, con Vittorio si parlava di Eugenio, che è il padre, che Alessandro è anche nipote d'arte, perché appunto il nonno Arturo è stato un plurivittorioso, addirittura dopo Tripolino è quello appunto che ha vinto più volte la giostra con 14 vittorie. Esatto, io non l'ho conosciuto personalmente, ma ne ho sentito parlare e so che è quello che detiene quasi il record dopo Tripolino, esatto, delle vittorie. È il momento di Filippo Fardelli all'esordio da giostratore titolare. Eccolo sulla lizza. Indubbiamente ha avuto al pozzo meno problemi dell'altro giostratore rosso-verde Alessandro Vannozzi, 26 anni per quanto riguarda Filippo Fardelli.
sono adesso le parole dell'Araldo che sta annunciando l'ingresso in piazza di Signa Arrezzi, la rappresentativa comunale che riunisce i gonfaloni della città di Arezzo, i valletti del comune, tra i quali c'è ovviamente anche il valletto recante la Lancia d'Oro, e poi i fanti del comune capeggiati dal sergente. Novità anche in questo senso, perché non sarà più Stefano Giustini all'interno di questa giostra ad indossare le vesti di sergente, lo aveva annunciato anche lo scorso anno, soprattutto nell'edizione di settembre. È un'associazione, una realtà che proprio per dare ricambio al suo interno e permettere a tutti di rivestire ogni ruolo appunto annualmente crea una sorta di rotazione. Questa sarà la prima edizione per Stefano Giustini con i panni da lucco, così vengono chiamati. Non avrà più appunto quelli del sergente, il suo ruolo viene ricoperto da Raffaele Marcantoni. Intanto vediamo la Lancia d'Oro, ambito trofeo di ogni edizione, in particolare lo ricordavamo in apertura di questa diretta, è dedicata al giorno della memoria, 27 gennaio e liberazione di Auschwitz, e questo è sicuramente, lo dicevamo prima, una dedica particolarmente significativa e sentita. Ci sono state anche altre modifiche all'interno del gruppo Signa Arrezzi. Il vessillifero del comune di Arezzo è Daniele Baldi, mentre sta portando la Lancia d'Oro proprio in questo istante Lorenzo Fabbrini. Così a completamento del discorso che stavamo facendo su Signa Arrezzi, sono 12 fanti guidati dal sergente, scortano la Lancia d'Oro durante il corteggio. Questa mattina sono stati protagonisti in cattedrale, perché fino al giorno della giostra la Lancia d'Oro viene custodita in cattedrale dal parroco Alvaro Bardelli, ed in particolare la giostra di giugno, che è anche conosciuta come la giostra di San Donato, vede la Lancia d'Oro riposare, se così possiamo dire, sotto l'arca di San Donato nella splendida cattedrale aretina. 7 poi i valletti e 5 i vessilliferi che hanno il compito di sfilare con gli antichi emblemi della città di Arezzo. Interessante ricordare anche che la carica di sergente a livello di importanza e di autorità è la terza carica presente in piazza. Le 22.09 vedono entrare in piazza il maestro di campo e il vice maestro di campo, praticamente quasi tutto pronto, mancano soltanto i cavalieri di casata accompagnati appunto dai capitani dei quartieri che stanno facendo appunto il loro ingresso sulla lizza, a cominciare da Porta Santo Spirito con il capitano Marco Geppetti. Entra il capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea. E tra poco vedremo i cavalieri di casata schierarsi lungo la lizza. Anche questo è un altro momento particolarmente suggestivo, perché la piazza è veramente piena dei colori che il mondo della giostra porta con sé. Sicuramente chi sta da casa apprezzando per la prima volta la manifestazione aretina sicuramente avrà un ottimo ricordo di quanto sta vedendo in diretta da Piazza Grande ad Arezzo. Tra l'altro le elezioni che sono avvenute all'inizio dell'anno nei quartieri hanno portato un vero e proprio ricambio generazionale in tutti i quartieri, tant'è che Marco Geppetti, che abbiamo visto poco fa inquadrato entrare per primo per Porta Santo Spirito, è tra i quattro capitani il più anziano e ha solo 48 anni, perché poi c'è Marco Fardelli di Porta Sant'Andrea che ancora non ha compiuto 47 anni, Dario Tamarindi di Porta del Foro che ne ha 38, e Niccolò Cherici Mascagni che è nuovo appunto per Porta Crucifera e che sta entrando in questo momento, che ne ha 35. Dei Brandaglia e dei Pescioni. Vedendo così tanti cavalli in questo momento schierati sulla lizza, mi viene da pensare, Enrico, se effettivamente
fosse stata applicata come previsto l'ordinanza Martini, probabilmente ai figuranti che in questo momento stanno occupando la lizza le famigerate paratie avrebbero creato non pochi problemi. Soprattutto per i figuranti che occupano la parte inferiore della piazza, quella appunto in discesa, per cui appunto la balaustra, quello che sarebbe stato, avrebbe proprio impedito di vedere la lizza. Ci apprestiamo ad ascoltare la disfida di Buratto. Cortesi, spingono Castro il piede a tuoi contorni. Sol questus bergo e rilucenti Ernesi, premo le membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti, a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave fondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza, empio arrogante, che merte sol versi tartare i chiostri, un falso traditor voglia le piante, e del suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco, e da qui avante vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai s'al nuovo campo ascendi, s'al tuo folle vantarsi all'opra uguali. Prendi pur l'asta, e fra tue stragi apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada, e solo attendi da troppo irata man piaghe mortali. Non più parole omai, va a vendicarmi, al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi! Si infiamma Piazza Grande dopo la disfida di Buratto. È ormai chiaro che manca poco alla disputa di questa 129esima edizione della giostra del Saracino, ed è in questo istante Messer Dario Bonini, maestro di campo, a prendere la parola, perché ci sarà il saluto alla città con il lancio dei dardi da parte dei balestrieri. Intanto approfitto per completezza per ricordare ai nostri telespettatori che l'ordinanza Martini che citavo poco fa è un'ordinanza che fu emessa nel 2009. Questo il saluto, intanto lo abbiamo visto, i balestrieri hanno scoccato il dardo. Riprenderemo ovviamente tra pochissimo la spiegazione per quanto riguarda la storia relativa alle paratie. Ai vostri posti! Chiedo alla magistratura l'autorizzazione al volo per i 70 anni di piazza. Ed è stata concessa l'autorizzazione a correre giostra, richiesta da Messer Dario Bonini. Cominciano a defilare i cavalieri di casata, i capitani dei quattro quartieri. Come ricordavo poco fa, appunto, l'ordinanza Martini risale al 2009, è importante per quanto riguarda l'incolumità del cavallo e del giostratore, del cavaliere stesso, però effettivamente ne parlavamo prima in diretta nella nostra prima parte da Piazza San Domenico con Paolo Nocentini. È anche giusto valutare caso per caso e manifestazione per manifestazione, perché ovviamente le differenti competizioni, i differenti tornei hanno caratteristiche diverse, dunque è difficile applicare le stesse condizioni in ciascun caso, e probabilmente costituisce un po' un caso a sé la giostra del Saracino, perché qui con le caratteristiche della manifestazione risulterebbe veramente difficile applicare queste paratie che, come giustamente ricordava il presidente dell'istituzione giostra del Saracino Angelo Agnolucci, potrebbero con difficoltà contenere un cavallo a mezzo trotto, un cavallo che pesa tra i 5 e i 600 kg con un giostratore sopra, e dunque probabilmente si otterrebbe il risultato inverso. Invece che garantire
una maggiore incolumità si rischierebbe di fare peggio. Ovviamente è una prescrizione che c'è, la legge ovviamente va rispettata, però ci auguriamo che nelle prossime commissioni possano essere prese in analisi tutti i vari aspetti che riguardano la manifestazione di Arezzo. Ci apprestiamo ad ascoltare uno dei momenti più significativi della giostra del Saracino, lo ricordava anche ad inizio telecronaca Vittorio Zama, ci emoziona sempre, allora in silenzio ascoltiamo l'inno della giostra, l'inno della città. L'applauso della città dopo che il gruppo musici della giostra del Saracino ha eseguito il Terra d'Arezzo, un'esecuzione splendida, impeccabile come sempre. Vittorio, brividi anche questa volta? Sì, sempre. E allora, questo era uno degli ultimi atti prima della corsa delle carriere, ci siamo veramente, ormai è questione di pochi secondi, si entra nel vivo della giostra e cominceremo anche a vedere quale sarà la direzione che questa 129esima edizione prenderà e vediamo subito se il quartiere di Porta Santo Spirito, primo a sfidare il Reburato, impronterà la giostra in maniera così in attacco oppure aspettando magari con un risultato che non cercherà subito il centro del tabellone. Lo scopriremo tra poco e cercheremo ovviamente tra pochissimo di dirvi anche quale dei due giostratori correrà per primo. Ovviamente la scelta ricade tra Elia Cicerchia, che dal 2012 ad oggi si è conquistato giustamente l'appellativo di Cecchino, e per quanto riguarda poi l'altro giostratore, Gianmaria Scottecci, anche lui ha dimostrato sicuramente di essere un ottimo giostratore. E allora vedremo tra pochissimo. Per il momento vediamo soltanto Martino Gianni qui in fondo alle logge che sta aspettando il giostratore. Ricordiamo Martino Gianni che poi, a quanto almeno ha dichiarato, lascerà il quartiere dopo la giostra di settembre. Anche se non c'è nulla di confermato, sono solo voci al momento, è ipotizzabile un Martino Gianni in rosso-verde. Ma secondo me ci sarà uno o due anni sabbatici. Martino ha detto che si vuole riposare, sicuramente sarà in questa maniera, però poi non ce lo immaginiamo e non ci crediamo a un Martino Gianni lontano dalla piazza. Cresce l'attesa sulle tribune, vediamo, c'è chi decide di seguire questi istanti seduto, c'è chi invece non riesce a starci e in piedi cerca come noi di scorgere il primo giostratore che affronterà il Re delle Indie. Intanto stanno prendendo posizione anche i cavalieri di casata che sono scesi da cavallo, si stanno andando ad unire ai rispettivi figuranti, dunque è veramente tutto pronto.
la piazza è calda al punto giusto, la tensione c'è, attendiamo solamente il giostratore. Vittorio, come si vivono questi momenti prima dell'impatto con Reburatto? Cosa ha in mente un giostratore in questi istanti particolarmente carichi di tensione? Ecco, hai detto bene, c'è una tensione altissima, un'atmosfera che si taglierebbe a fette. Ogni giostratore poi reagisce a modo suo. Io mi ricordo che mi mettevo lì in un angolo, a testa bassa, a respirare profondamente, a mandare giù aria il più possibile e cercare di rilassarmi. Poi per la testa ti passano tantissime cose, cerchi di chiudere gli occhi. Io mi rifacevo ad esempio ad un bel tiro che avevo fatto, cercavo di farmi venire in mente l'impostazione di quel tiro lì e di concentrarmi su quello. Poi l'emozione e la carica emotiva è fortissima, indubbiamente. Comprensibili dunque le parole di Vittorio Zama, che ha ricordato come in prima persona viveva questi momenti. Ovviamente è del tutto comprensibile la tensione che grava sulle spalle dei giostratori, che in una manciata di secondi, poco più di 4 secondi, si giocano il lavoro di mesi, di una stagione intera. Quindi ovviamente poi la piazza risponde in base al risultato che fanno, non è difficile e non è facile, scusate, confermarsi anche nel corso delle varie edizioni e convincere tutti i sostenitori. Riccardo, mi sembra di aver azzardato bene, perché vedo che a parte che sono in sella tutti e due i giostratori, però appunto la regia ci sta inquadrando sapientemente Gian Maria Scortecci, che io poco fa avevo pronosticato come primo giostratore di Porta Santo Spirito. Sembrerebbe che la decisione anche del capitano Geppetti sia proprio su questa opzione. Infatti poi Elia Cicerchia lo vediamo qui sotto di noi appiedato, quindi sarà proprio Gian Maria Scortecci il primo a tirare. Lo ricordavi in apertura, Enrico, è una coppia veramente formidabile quella composta da Gian Maria Scortecci ed Elia Cicerchia. Hanno cominciato con un esordio scoppiettante il 2 settembre 2012 e hanno poi ottenuto 4 vittorie nelle 6 giostre corse. Oltre a quella che citavo del 2 settembre 2012, sono risultati vincenti il 22 giugno 2013 e il 7 settembre 2014. Hanno cominciato, chiedo scusa, il 23 giugno del 2012 e in quell'annata furono protagonisti del cappotto del quartiere di Porta Santo Spirito. Lance d'oro complessive attualmente a quota 31 e vedremo appunto come evolverà la serata. Si avvia verso il pozzo dove riceverà la lancia e Gian Maria Scortecci, accompagnato come di consueto da Martino Gianni. Dove sta appunto ricevendo proprio da Martino Gianni gli ultimi accorgimenti e gli ultimi consigli. In questo momento avviene il passaggio, la consegna della lancia. Il consenso da parte del maestro di campo a correre questa carriera. Problemi, però parte Gian Maria Scortecci, lo vediamo, pochi secondi. A breve, attenzione, ha perso la lancia. Attenzione, abbiamo avuto un attimo di esitazione perché da qua non ci potevamo rendere conto, quindi ha perso la lancia Gian Maria Scortecci in salita questo inizio di giostra. Tra l'altro anche il punteggio non sembrava dei più
Ma ci sono state delle difficoltà evidenti durante la partenza, vero Vittorio? Sì, lo confermo, anch'io ho avuto quell'impressione che è partito malissimo, è partito di traverso il cavallo, poi all'ultimo momento che era già sulla linea. No, è un 4, è basso ma è un 4 comunque. E rivediamo le difficoltà iniziali, la partenza. Ecco, vedi, ha fatto quelle due o tre pirouette, quando parti così, e poi il cavallo, ecco, sta attento. Se lo fanno rivedere, lo notiamo, ecco, galoppo destro e poi cambia il galoppo sinistro. Ha fatto quasi tutta la carriera galoppo destro, l'ha portato sotto troppo sotto Vittorio, ha cambiato galoppo sinistro. E allora comincia in salita questa 129esima edizione della giostra del Saracino per il quartiere di Porta Santo Spirito. Attendiamo ovviamente il responso da parte dell'Araldo per quanto riguarda il punteggio marcato, ma possiamo già dirvi che la lancia è stata persa da Gian Maria Scortecci e dunque aspettiamo il responso, ma già il verdetto è scritto. Ne parlavamo, Enrico, con Paolo Nocentini nella prima parte della nostra diretta da Piazza San Domenico. Un ma aveva scandito la prova generale, sempre per il quartiere di Porta Santo Spirito, un ma scandirà questa prima carriera. Sì, tra l'altro è anche una prima volta per la coppia dei ragazzi terribili, non era mai successo che uno di loro perdesse la lancia, è successo quest'oggi. Però siamo soltanto alla prima carriera, come vedete appunto la giostra riserva nel bene e nel male qualsiasi tipo di sorpresa. Certo, fa colore veramente l'esultanza di tutti gli altri quartieristi. Ecco la rata del quartiere di Porta Santo Spirito, ha marcato punti 4. Ma avendo perduto la lancia nello scontro con il Buratto, marca punti 0. Arriva la conferma da parte dell'Araldo Francesco Sebastiano Chiericoni. Noi abbiamo voluto attendere per correttezza il responso, ma era inevitabile. Comincia con 1-0, senza punti marcati la giostra per Porta Santo Spirito. Adesso si appresta a correre la carriera il primo giostratore del quartiere di Porta Sant'Andrea, come annunciato dall'Araldo, e cercheremo di farvi capire quanto prima di chi si tratta. La scelta ovviamente è tra Enrico Vedovini e allora Stefano Chierici. Allora è appiedato Enrico Vedovini, per cui tocca a Stefano Chierici. Enrico, sulla base del punteggio che è stato maturato da Porta Santo Spirito, che tipo di strategia adotterà a questo punto Porta Sant'Andrea? Si cerca di far inseguire gli altri, oppure ci si può diciamo attestare su uno standard più basso, non rischiare subito all'inizio? No, sicuramente Stefano Chierici, come abbiamo visto anche nei tiri dei cavalieri tra virgolette di riserva nella serata di due giorni fa, proverà a tirare al 5, magari porterà la lancia verso l'esterno destro dove c'è il braccio che fa riferimento al 4, come del resto aveva tirato anche Gian Maria Scortecci, perché se uno non prende il 5 comunque finisce sul 4. D'altra parte invece è nell'altro lato, nell'altro settore, sulla sinistra del bersaglio grosso c'è un 2, per cui guai a finirci. Secondo me sarà un tiro in questa versione. Abbiamo gli ultimi istanti di preparazione per Stefano Chierici, a breve la sua discesa verso il pozzo. Sconsolato invece Gian Maria Scortecci. Enrico, avviene una situazione differente rispetto a quella che abbiamo visto prima. Il giostratore viene accompagnato nel caso precedente dall'allenatore, qui
c'è uno scambio di favore che però verrà poi restituito, è il giostratore a terra che accompagna l'altro giostratore al pozzo, per l'appunto. Anche in questo caso alcune difficoltà con il cavallo che si rifiuta di arrivare al pozzo. Sì, anche perché poi i quartieristi di Porta Santo Spirito, che sono nello spicchio più vicino alla lizza, hanno acceso addirittura delle torce, dei fumogeni, che con l'intento proprio di disturbare la carriera di Stefano Cherici. Questa, Enrico, permettimi di dire che è un po' una consuetudine che nelle ultime giostre abbiamo visto più di una volta. Oddio, francamente le torce accese è la prima volta che mi capita di vederle. Parte adesso Stefano Cherici. Impatto in questo momento con il tabellone. Vediamo allora, Enrico, il punteggio, se hai avuto modo di scorgere. Non mi voglio esprimere, attendo il replay, anche se ho una mia considerazione. Chiaramente è andato abbastanza lontano dal centro. Vittorio, che carriera è stata? La carriera del cavallo è stata bella, ottima, direi. Il tiro anche è valido, come dicevi tu, ha tirato al centro ma stando all'esterno, è anche un po' alto, ma anche in alto c'è il 4, quindi dovrebbe essere un 4, dovrebbe essere. Anch'io avevo questa impressione. La carriera del cavallo è stata ottimale. In questo momento il replay è a metà tra il 3 e il 4, vediamo cosa decide. Però io mi permetto di dire, ma quel baldacchino rosso, ma chi gliel'ha messo? Non è possibile che due cavalli durante tutte le scene non avevano problemi alla partenza, oggi hanno dei problemi. All'ultimo momento gliel'ha messo quel baldacchino rosso, non è neppure che nelle prove ci fosse. Quindi i cavalli la vedono oggi per la prima volta, ecco perché hanno difficoltà alla partenza. Vediamo questi altri. E noi attendiamo, come facciamo di consueto, il responso da parte dell'Araldo per comunicarvi ovviamente il risultato corretto di questa carriera, che ha avuto, come la precedente, alcune difficoltà nella fase iniziale con il cavallo di Stefano Cherici che non riusciva ad avvicinarsi al pozzo. Dunque è stato bravo il giostratore a mantenere la calma, ma soprattutto a far compiere una carriera comunque sia discreta da parte del cavallo. Ecco, già stato consegnato il foglietto che tra poco verrà consegnato all'Araldo. Mentre si accendono alcune discussioni, ovviamente sono in trepidante attesa i quartieristi di Porta Sant'Andrea. È una giostra che in questa fase di avvio non ha sicuramente il primo cavaliere, i telespettatori e le persone del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4. Esplode la piazza per quello che riguarda i colori bianco-verdi, confermato il 4, dunque, anche se era un punteggio non facilissimo da decifrare, poi ovviamente il responso dell'Araldo ha tolto ogni dubbio. C'è Andrea Vernaccini adesso per Porta del Foro. In questo caso siamo stati tempestivi a comunicarvi la prima scelta del quartiere di Porta del Foro, per lui un debutto, un esordio questa sera. Ecco, Vittorio, in questo caso l'emotività può giocare un ruolo determinante? Sì, indubbiamente. Questo poi è un debuttante, il cavallo è un anglo-arabo abbastanza nevrile, quindi, ma però ripeto, è imprevedibile la vostra giostra, perché hai visto Scortezzi nelle prove era uno dei migliori in assoluto, non ha mai perso la lancia, il cavallo non gli ha mai fatto nessun problema, oggi ha perso la lancia, lui che ha un braccio robusto,
il cavallo, io ripeto, voglio vedere questo come reagisce alla partenza, perché è partito malissimo, gli ha cambiato di galoppo sotto il bersaglio proprio, forse questo è il motivo per cui ha perso la lancia. Quindi questo ragazzo qui, vediamo come va, vediamo se sa reagire con grinta e carattere all'emozione che attanaglia quando vai alla partenza, e poi vedremo il tiro. Io gli auguro il tutto il bene possibile. Andrea Vernaccini, lo dicevamo nella prima fase della nostra telecronaca in diretta qua da Piazza Grande in Arezzo, ha corso 7 prove generali con il quartiere di Porta Crucifera e in coppia con Filippo Fardelli è riuscito anche a vincere una delle prove generali nel 2013, sempre con i colori rosso-verdi, e quest'oggi però debutta da giostratore titolare per i colori giallo-cremisi, un quartiere, quello di Porta del Foro, che cerca disperatamente il ritorno alla vittoria, manca infatti dal settembre del 2007. E allora c'è Emanuele Formelli ad accompagnare Andrea Vernaccini, anche in questo caso un ottimo preparatore, un eccellente allenatore che il quartiere della Chimera può vantare per garantire maggiore sicurezza ai propri giostratori. In questo momento impugna la lancia Andrea Vernaccini. Il consenso da parte del maestro di campo, anche in questo caso difficoltà in fase di avvio prima di correre la carriera. Indubbiamente questo non facilita nessuno, tantomeno un esordiente. Gli ultimi consigli. Parte Andrea Vernaccini. Sembrerebbe un 4. E se questo risultato dovesse essere confermato dal responso dell'Araldo, per un esordio in piazza da titolare, viste anche le difficoltà riscontrate dagli altri due giostratori, sicuramente sarebbe un risultato di tutto rispetto. Allora Vittorio, noi abbiamo detto e ridetto in queste serate che i giostratori si allenano tutti a tirare verso il 5, ma di 3 tiri che abbiamo visto per ora nessuno ci è andato nemmeno vicino per ora. Il giostratore di Porta Sant'Andrea era abbastanza vicino, non era sopra il pomo come lo chiamate voi, cioè il centro, però era abbastanza vicino. Anche Scortecci, se vogliamo, era in basso ma era abbastanza vicino. Però oggi i cavalli non corrono come hanno corso nelle prove, assolutamente. In questo istante anche rivediamo. Questo è lontanino, come si dice Arezzo. Sì, ma ha fatto bene, è un esordiente, non deve andare a cercare il 5. Vediamo come galoppa sto cavallo. No, bel galoppo pulito. Vediamo qua, è quello che doveva fare, è un esordiente, non deve andare a cercare il 5 che poi va sul 2 e si creano dei patemi d'animo dopo per quest'altra giostra ancora. Adesso ha fatto un bel 4, un bel tiro, è tranquillo lui e il suo quartiere, saranno contenti. E allora diciamo prova superata per Andrea Vernaccini e anche per la sua montatura Kim, un sella italiano Baio detta Brighella. Ricordo per chi si fosse sintonizzato su TSD solo in questo momento che vi stiamo trasmettendo in diretta la 129esima edizione della giostra del Saracino, sono state corse le prime 3 carriere, potete continuare a seguirci sul canale 85 e anche in streaming www.tsdtv.it/live. L'Araldo di Porta del Foro ha marcato punti 4. La conferma da parte di Francesco Sebastiano Chiericone. 4 punti anche per il quartiere di Porta del Foro. E adesso la volta del primo giostratore di Porta Crucifera. Sarà Fardelli. Abbiamo visto in sella già Filippo Fardelli, per cui sarà lui sicuramente.
Un altro esordiente dunque si appresta a ricevere la lancia e poi a correre la carriera. In pochi secondi si consuma il debutto di un giostratore che, come il Fantino che lo ha preceduto, ha disputato anche già delle prove generali, ma che ovviamente come giostratore titolare è alla prima esperienza. Una responsabilità, Enrico, non da poco in ogni caso, ma soprattutto se si succede ad una figura come quella di Carlo Farsetti, un quartiere che sicuramente chiede sempre molto ai propri giostratori e un quartiere che, al di là della fase recente della sua storia, è comunque abituato a vincere. Io fossi nel capitano di Porta Crucifera, chiederei a Fardelli di tirare sempre nella solita zona di cui dicevamo con Vittorio, per al minimo centrare il 4, che comunque manterrebbe in gara il quartiere di Porta Crucifera, anche perché ricordiamo poi alla fine Evan Nozzi che chiude tutte le ostilità, per cui magari ha anche la possibilità di poter registrare il colpo in relazione a tutti gli altri colpi che verranno prima di lui. E in questo caso io manterrei, fossi nel capitano di Porta Crucifera, chiederei al mio giostratore di mantenere le posizioni. Credo sia d'accordo anche Vittorio con questa analisi che ha fatto Enrico. Più che d'accordo su tutto, sul fatto che è un principiante anche il cavallo che non ha mai visto la lista, e sul 4 lui mantiene le distanze con gli altri, poi dopo stava a Nozzi cercare il 5 se occorre. Corre Filippo Fardelli su Lughente de Campeda, vediamo in questo momento inquadrato il maestro di campo Messer Dario Benigni che sta per dare l'autorizzazione. Eccola, avvenuta proprio in questo istante. Parte Filippo Fardelli. L'impatto con il re delle Indie è avvenuto in questo momento. Esulta Filippo Fardelli, dunque questo ci fa sperare in un risultato che perlomeno si attesta sui livelli di quelli precedentemente marcati da Porta Sant'Andrea e Porta del Forno. Vittorio, sembrerebbe che Fardelli ci ha dato ragione. Sì, il tiro non è stato un bel tiro, però è in basso, potrebbe anche essere un 2. Io gli auguro che sia un 4. La carriera è stata bella, pulita, il cavallo è venuto su liscio, non si è scomposto. A me sembrava un 4, Rivediamo adesso nel replay se può essere fatta maggior chiarezza. Intanto Filippo Fardelli, scendendo da cavallo, è stato festeggiato. È un 4, sì sì. Arriva la nostra conferma, ma come abbiamo detto precedentemente, noi ci rimettiamo alle parole di Francesco Sebastiano Chiericoni per l'ufficialità. È esultante Filippo Fardelli, probabilmente scarica in questi pochi istanti dopo l'impatto con il burattino tutta la tensione accumulata non soltanto poco prima di correre sulla lizza, ma anche in queste settimane. Insomma, una pressione non indifferente quella che gravava sulle spalle di questo esordiente, con un quartiere dietro lui particolarmente assetato di vittoria, alla ricerca di una vittoria dal 2011, 4 settembre 2011. Ecco già il bigliettino che sta per essere consegnato all'Araldo per l'annuncio ufficiale. E se dovesse essere confermato il 4, beh, diciamo grande equilibrio tranne la prima carriera, vedremo come poi decideranno di proseguire i quartieri, quali strategie applicheranno. Per ora è una questione a 3. Del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 4. La conferma, 4 punti dunque, un quartiere in svantaggio dopo questo primo turno di carriere, si appresta a correre la seconda carriera Elia Cicerchia.
Allora, io Vittorio sto vedendo qui proprio sotto di noi il capitano di Porta Santo Spirito Geppetti che sta parlando fitto fitto con Martino Gianni, probabilmente sta chiedendo la tecnica migliore per spezzare la lancia da consigliare a Elia Cicerchia. È probabile, io non credo gliela possa fare, non è che sia gracile il ragazzo, però non è neppure un corazziere. Cicerchia, Elia, esatto, quindi non è facile spezzare la lancia. Ma ci sono delle accortezze, io lo chiedo al giostratore, appunto all'ex giostratore, che possono portare anche a spezzare la lancia? Bisogna tirare verso il centro, perché se stai largo col tiro è più debole dopo l'impatto, se invece sei più verso il centro, al limite per assurdo, se tu colpisci addirittura vicino al corpo del burato, lì è durissimo l'impatto, però fai soltanto due, quindi non ti conviene. Conviene cercare di tirare al centro, magari anche fare anche solo un 4, ma 4 e 4, 8 ti rimette in campo il quartiere. Io non credo gliela possa fare. Staremo a vedere, ovviamente questa è un'impresa particolarmente difficile per chiunque, è anche vero che Elia Cicerchia ci ha abituato a delle carriere eccezionali, però vedremo questa sera cosa riserverà il giostratore originario di Laterina. La concentrazione stampata sul volto del giovane cavaliere gialloblu, solo 23 anni per lui, e l'esperienza di Martino Gianni al suo fianco. Arriva in questo momento la consegna della lancia, e l'autorizzazione da parte del maestro di campo. Già partito Cicerchia. L'impatto con il burato, ma questa volta non mi è sembrato particolarmente felice del risultato marcato. Elia Cicerchia che si lascia anche andare ad un piccolo sfogo al termine della carriera qua lateralmente di fianco alle logge. Sembrerebbe un 2. Noi ovviamente aspettiamo in prima battuta il replay che arriva in questo istante. Ha provato a spezzare la lancia sicuramente. Lo vediamo l'impatto in questo momento. O addirittura un 1 potrebbe essere. Beh, non era indubbiamente un'impresa facile, però se il risultato, i risultati che abbiamo già dato dovessero essere confermati, sicuramente sarebbe un'edizione particolarmente in ombra per il quartiere di Porta Santo Spirito. Ma a questo punto comunque possiamo già, che sia o 2 o 1, possiamo già decretare Santo Spirito come fuori dall'otto dei possibili vincitori, per cui l'appuntamento per la Colombina è rimandato a settembre. Arriva in questo momento il passaggio, la consegna del foglietto contenente il responso che sta per arrivare all'Araldo, che a breve annuncerà all'intera piazza il risultato marcato da Elia Cicerchia. Intanto proprio sotto la nostra postazione gli altri quartieristi, in particolare quelli di Porta Sant'Andrea, festeggiano il risultato degli avversari. Del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 1. E dopo una serie incredibile di centri realizzati da Cicerchia arriva un risultato che sicuramente
non corrisponde a quanto il giostratore ci aveva abituato e fatto vedere sino ad ora. E comunque 5 lance d'oro vinte su 9 edizioni è un ruolino di tutto rispetto che credo potrebbero sottoscrivere tutti gli altri quartieri. Un punto totalizzato in 2 carriere dal quartiere di Porta Santo Spirito. È la volta di Enrico Vedovini, però ci sono delle proteste in corso, vedete in questo momento sulla parte alta della lizza farsi particolarmente concrete queste proteste. Correggimi Enrico, provengono... Sì, spieghiamo ai nostri telespettatori perché non è inquadrato, cioè come al solito il settore dei quartieristi di Porta Santo Spirito che stanno, vorranno disturbare la carriera di Enrico Vedovini avendo acceso, non riesco nemmeno, credo siano semplicemente i flash dei cellulari. Ah, è giusto, giusto, esatto, sono i flash dei cellulari, sì. Ai tuoi tempi, Vittorio, non succedeva questo, Peggio, succedeva di peggio. A me hanno tirato delle lattine addirittura di birra. Non c'erano i telefonini, ma non disturbo poi più di tanto la luce. Disturbano più i quartieristi che sono al di qua addirittura della linea bianca. E allora parte in questo momento per raggiungere il pozzo Enrico Vedovini, accompagnato da Stefano Chierici, che va a ricambiare il favore del proprio compagno di quartiere. Una vera luminaria nel settore riservato ai quartieristi di Santo Spirito. Vediamo Enrico, in questo istante si stanno avvicinando anche alcuni agenti della Polizia Municipale, ma non credo stiano intervenendo in questo senso. Non credo che possano dire più di tanto. È un po' una novità, ci mancava questa relativa all'accensione dei flash dei cellulari. Si pensano tutte pur di disturbare le carriere avversarie. Parte in questo momento Vedovini. L'impatto con il burato, una carriera indubbiamente molto bella, molto lineare. Sentiamo intanto un commento tecnico proprio sulla carriera da parte di Vittorio. No, la carriera è stata bellissima, è partito molto bene col cavallo in mano, col galoppo accorciato, non ha mosso una piega, non ha fatto niente, è venuto su dritto, mi pare un 4 preciso. Sì, molto vicino al centro questo, Vittorio. Rivediamo il replay. Il replay in questo istante. Sì, sembrerebbe 4. Sì. 4 pieno addosso al 5 proprio. E allora, sembra un responso più semplice rispetto a quelli che hanno preceduto questa carriera e hanno anche contraddistinto questa 129esima edizione della giostra del Saracino. Attendiamo comunque il verdetto da parte dell'Araldo Francesco Sebastiano Chiericoni e ovviamente con Porta Santo Spirito che è fuori dai giochi, fuori dalla corsa alla vittoria della Lancia d'Oro dedicata al giorno della memoria e liberazione di Auschwitz. In questo momento parte il foglietto con il risultato che raggiungerà tra pochissimi secondi l'Araldo e verrà appunto comunicato a tutta la piazza. Sembra comunque abbastanza sicuro il 4. La tensione sui volti dei figuranti bianco-verdi. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4. E allora, 4 punti per Stefano Chierici e 4 punti per Enrico Vedovini. Il secondo cavaliere del quartiere.
Vittorio, io azzardo una previsione: la vittoria sulla punta della lancia di Alessandro Vannozzi. Non lo credo, io lo posso anche augurare con tutto il cuore, ma ha cambiato cavallo ed è un cavallo più difficile questo. Se avesse avuto Berlino, il cavallo che ha fatto le prove, poteva anche essere un bel 5, ma con questo cavallo qui non lo so se posso. Il cavallo scelto da Vannozzi è però Merlino, eh? Dovrebbe essere Merlino, eh? No, Merlino era tutto bianco, mi pare, questo è pezzato. I dati in nostro possesso mi descrivono Merlino come un pezzato di 13 anni, quindi corrisponderebbe alla montatura che abbiamo visto per Vannozzi, però ovviamente lascio il beneficio del dubbio. Intanto noi concentriamoci su Andrea Carboni, che si sta preparando qui sotto di noi all'inizio appunto delle logge. È una bella responsabilità anche quella che grava sulle spalle di Andrea Carboni, perché comunque se vuol far rimanere in gioco il proprio quartiere è comunque costretto a fare un determinato punteggio, diciamo la scelta si assottiglia notevolmente. Volevo sottolineare, Enrico, la maestria certamente tramandata di padre in figlio da parte di Francesco Sebastiano Chiericoni, che ha lasciato quell'attimo di suspense prima di comunicare il risultato, che ovviamente è un segreto di famiglia che si tramanda da Araldo in Araldo. Eh sì, sono accortezze che gli sono state comunicate dal padre, o che comunque se ne sono state comunicate, sono state comunque estirpate, per dirlo in maniera anche amichevole e simpatica, dal figlio al padre. È la volta di Andrea Carboni. Anche per lui, lo ricordiamo, l'esordio da giostratore titolare, l'anno scorso lo avevamo potuto apprezzare come giostratore in prova generale. Vediamo che in questo istante si appresta a ricevere la lancia. Allora, segnaliamo che i quartieristi di Porta Santo Spirito se ne stanno buoni e quieti, quindi appunto c'è la consapevolezza magari che l'avversario principale, Porta Sant'Andrea, poi magari potrà venire fuori qualcosa di differente. Una situazione probabilmente figlia anche della grande rivalità che si è accentuata in queste ultime edizioni. Sì, quello che si è venuto a creare e che si è manifestato nelle ultime giostre. La calma, gli ultimi consigli di Emanuele Formelli. Concentrato Andrea Carboni. Uno sguardo verso la piazza e poi la partenza. Pochi secondi per decidere la carriera. Arriva l'impatto con il burattino e vediamo i quartieristi di Porta del Foro. Potrebbe essere un bel risultato. Che esultano e appunto, come diceva Enrico, potrebbe essere un po' una sorpresa, perché la giostra potrebbe prendere una piega diversa. Consegna in questo istante la lancia Andrea Carboni. Vediamo il replay. Aspettiamo il replay che probabilmente ci può aiutare. Attenzione, eccolo, vediamo anche il replay da un'altra inquadratura. Vittorio, un giudizio sulla carriera prima di concentrarsi sul risultato. La carriera è stata bellissima, il cavallo è partito bene, si vedeva che quando lo teneva in mano sul palafreno era tranquillo, sereno, quindi l'ha fatto partire come voleva, galoppo destro, come anch'io preferisco, perché il cavallo se ti
tende ad allargare in fuori, è già galoppo destro, non deve cambiare galoppo, quindi non ti dà l'impatto che ti dà se lo cambia. È venuto su bene, è venuto su liscio ed è un bel 4 sopra il 5, potrebbe anche essere 5. Sì, sì. Comunque è un bel tiro questo qui, il ragazzo ha tirato bene. E per vedi essere... com'è imprevedibile la vostra giostra, eh? Tanti avrebbero scommesso su Porta Santo Spirito, hanno fatto uno, è possibile? Il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4. E allora arriva la conferma. Adesso forse Vannossi tira il 5. Arriva la conferma per quanto riguarda Porta del Foro, ma probabilmente la strategia che prima ci illustravi, Enrico, potrebbe concretizzarsi. Per ora non ne ho sbagliata una questa sera. E allora vediamo questa inquadratura che ci illustra i punteggi marcati sino a questo momento. Una giostra particolarmente deludente per Porta Santo Spirito, 2-4 per i colori biancoverdi e lo stesso punteggio 2-4 per Porta del Foro. Grande soddisfazione tra l'altro tra i quartieristi e i figuranti giallo-cremisi, che purtroppo erano abituati a grame figure negli anni passati e a dover assistere troppe volte come spettatori passivi a quello che sarebbe stato poi l'esito delle giostre in corso. Adesso all'ultimo colpo Porta del Foro è ancora in corsa, vedremo che cosa ci riserverà la giostra, se la Lancia d'Oro andrà direttamente verso via Fontanella, verso Porta Crucifera, o riserverà degli spareggi. Abbiamo visto il capitano dare gli ultimi consigli, anche se di consigli probabilmente Alessandro Vannozzi non ne ha bisogno. L'esperienza, un quartiere intero che si affida ovviamente alla lancia di Alessandro Vannozzi. Comunque possiamo dire che per quanto riguarda Porta del Foro, da due debuttanti ci si può ritenere più che soddisfatti. Assolutamente, assolutamente. In questo momento comincia la discesa verso il pozzo di Alessandro Vannozzi. La calma stampata sul volto del giostratore rosso-verde. Ci sono, Enrico, delle statistiche interessanti a questo proposito? Sì, magari ne parliamo dopo questa carriera. In questo momento viene consegnata la lancia. Vorrei ricordare solo alcuni dati molto rapidamente per quanto riguarda Alessandro Vannozzi. Li rivediamo dopo. Attenzione. Probabilmente quello che Enrico aveva previsto si è avverato. La gioia di un quartiere che ovviamente attendiamo il responso, ma si è affidato ad una rivoluzione giovane, più volte l'abbiamo definita con queste parole. E vediamo allora se così dovesse essere, se questo tiro di Alessandro Vannozzi dovesse essersi stampato sul 5. Esulta Alessandro Vannozzi, dunque con ogni probabilità sappiamo già darvi il responso, anche se per correttezza attendiamo l'araldo. Sì. Anche il replay ci conferma, tra l'altro anche un 5 molto pulito. Allora adesso questa statistica la possiamo a Terrico. La possiamo anche dire, aspettiamo un responso però prima.
È intanto difficilmente contenibile qui in piazza la gioia dei quartieristi rossoverdi, è anche comprensibile, lo ricordavamo prima, dal 4 settembre 2011 non vinceva il quartiere con sede a Palazzo Alberti, un quartiere abituato a vincere che con questa prolungata astinenza si era anche posto diversi interrogativi, un inverno non semplice con delle rivoluzioni consistenti anche per quanto riguarda la dirigenza. E intanto qua i festeggiamenti possiamo dire che sono già cominciati, ma noi attendiamo il responso dell'Araldo che arriva proprio in questo istante e noi ve lo facciamo ascoltare. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5. La conferma dunque il quartiere che si aggiudica la 129esima edizione della giostra del Saracino è il quartiere di Porta Crucifera. E Riccardo, non ne ho sbagliata una oggi. E allora si conferma un infallibile pronosticatore di risultati. Sì, tra l'altro c'era una statistica che io avevo già espresso ai vertici rossoverdi, perché dal 18 giugno 2011 fino ad oggi c'era una curiosa analogia di vittorie con il periodo che andava dal 5 settembre 65 fino al 3 settembre 72, con 5 vittorie di Porta Santo Spirito, una di Porta Crucifera, 2 per Sant'Andrea. Poi nel 73 tornò a vincere Porta Crucifera, proprio come è successo questa sera. Vittorio, ci si è affidati per quello che riguarda il quartiere rossoverde all'esperienza di un giostratore che ha messo in campo tutta la sua bravura, la sua destrezza, ha mantenuto la calma e ha portato il quartiere alla vittoria. Sì, Sandro Vannossi è un ragazzo eccezionale, ha una tempra, una freddezza addosso. Noi in Romagna diciamo che se uno gli tira una ciabatta in faccia gli ritorna indietro, perché non si scompone. Io lo immaginavo che lui avesse tirato il 5, perché per tagliare la testa al toro, per dover fare gli spareggi, lui ha preferito tirare il 5 e difatti l'ha preso in pieno proprio. Complimenti a lui. Trionfa dunque il quartiere di Porta Crucifera, ma trionfa anche una scelta, quella di affidarsi ad un mix di esperienza ed intraprendenza con Filippo Fardelli e Alessandro Vannozzi. Vince almeno per questa edizione anche la scelta di affidare un intero quartiere nelle mani di uno staff dirigenziale completamente rinnovato e particolarmente giovane. Lo ricordavamo nella prima parte della nostra diretta, buona parte del consiglio direttivo ha un'età inferiore ai 38 anni. Sarà contento il rettore Alessandro Pommella, che non è stato presente nelle vesti direttore perché squalificato, ma sarà contento un intero quartiere che ritrova la vittoria dopo un lungo periodo di astinenza. Io comincio intanto a ringraziare tutti voi che ovviamente ci avete seguito, ringrazio Enrico Donati e Vittorio Zama per avermi accompagnato e supportato. Grazie a te, Riccardo. Grazie Vittorio, e ovviamente speriamo di poter riavere la tua presenza qui in telecronaca anche per le prossime edizioni. Io lo spero anch'io a mia volta, mi sono trovato bene con voi e venire da Reso è sempre un piacere, perché oltre che essere una bella città siete belli anche voi aretini. E allora ringraziamo Vittorio Zama, vi ricordo che la giostra del Saracino è stata resa possibile sulla nostra emittente grazie anche al importante impegno tecnico del nostro staff tecnico e per quanto riguarda anche la prima parte della nostra lunga maratona, quella che si è svolta live da Piazza San Domenico. Ringrazio anche chi ha curato per la parte redazionale l'aggiornamento social sul profilo Facebook e Twitter della nostra emittente. Da Piazza Grande è tutto, le immagini di un popolo che torna festante vi accompagneranno in questa notte di sabato 20 giugno.